Allora, per prima cosa ripassiamo l'ultima cosa che abbiamo fatto ieri. Mi c'è ripetita Juventus, no? Non fa una cosa qui. Io la ripasso. Allora, avevamo detto, noi abbiamo una vetta R, l'equazione AX più BY più C uguale a 0. Qua abbiamo un punto P di coordinate x con 0, y 0. Allora, se vi ricordate, la distanza di P da R è uguale al valore assoluto di ax con 0 by 0 più c fratto la radice di a quadro più b quadro. Ora uno dice, vabbè, già stai invocando la memoria, ieri ci hai detto che la memoria non deve servire. Serve in parte, ma va controllata. Allora, perché questa formula dovrebbe funzionare? Intanto possiamo fare alcune osservazioni. La prima osservazione è, beh, intanto se il punto sta sulla retta, quando metto x con 0 e y con 0 qua mi viene 0, e infatti la distanza viene 0 perché questo sta al numeratore. Poi, se quando vado a sostituire x con 0 e y con 0 mi viene una quantità positiva o negativa, c'è da dire che il punto non apparterrà alla retta, ma la distanza sarà sempre positiva, quindi è ragionevole che qua ci sia il modulo, no? Valore assoluto. Poi, perché dovrebbe esserci qui la radice di a quadro più b quadro? Per un semplice motivo, che ieri ho detto, ma forse ripeterlo è più chiaro. Se io prendo questa equazione e la moltiplico per 2, prendiamo lo stesso punto di prima, no? La retta è la stessa di prima se io moltiplico questa equazione per 2, no? Per esempio, se io ho x più y più 3 uguale a 0, oppure 2x più 2y più 0 uguale a 0, la retta è la stessa. Però qua mi verrà il doppio di prima, ok? Mi verrà il doppio di prima perché tutto è moltiplicato per 2, sia questo che questo. E beh, allora se tutto è moltiplicato per 2 devo anche dividere per 2 perché la distanza non è cambiata. E radice di a quadro più b quadro quanto farà? In quel caso deve fare esattamente quel fattore lì, no? Se io qua, allora andiamo a vedere, in quel caso viene 2 radical 2, però è così. No, allora andiamo a vedere. Per esempio, se io prendo l'equazione x più 2y meno 1 uguale a 0, sì, perché prima se qua c'era 1 e 1, qua veniva radical 2, quando c'è 2 e 2 viene 2 radical 2, quindi il denominatore aumenta più un fattore 1. Ok, allora facciamo un esempio, prendiamo questa retta R come ultimo controllo, andiamo a controllare, prendiamo P l'origine e andiamo a vedere che questa formula funziona. Cioè calcoliamo la distanza in maniera indipendente. Come è fatta questa retta? Ma qua è facile. Se io metto y uguale a 0 viene x uguale a 1, facciamolo un po' più qua, scusate, se metto y uguale a 0 viene x uguale a 1. Ho detto male, ma ho scritto bene.
e se metto x uguale a 0 viene x uguale a 1/2. Quindi questa retta passa per i punti 0, 1/2 e 1, 0. Ok? Vabbè, col grafico è sempre un po' problematico. A mano io non sono un buon disegnatore. Ok? Ora, se voglio fare la distanza, devo tracciare la perpendicolare dall'origine a questa retta. Ma come posso fare per tracciare la perpendicolare? Posso prendere questo triangolo e girarlo di 90 gradi. Quindi questo diventa 1, questo diventa 1/2 e poi unisco. Quindi se volete questa retta aveva coefficiente angolare meno 1/2. Questa retta che è perpendicolare, abbiamo detto ieri, deve avere coefficiente angolare di 2, quindi questa è la retta y uguale 2x. Adesso devo andare a fare l'intersezione delle due, quindi se y è uguale a 2x viene viene 5x uguale 1, quindi x uguale 1/5 y uguale 2/5. Poi devo fare, quindi questo punto è 1/5 o 2/5. Infine devo fare la distanza da questi due punti, perché devo fare la distanza tra questo e il piede della perpendicolare, che è il punto che ho appena calcolato. E come si fa? Devo fare la radice quadrata di 1/5 al quadrato più 2/5 al quadrato. Il 5 al quadrato lo metto in evidenza, lo porto fuori, è 1/5, e poi sopra viene radice di 4 più 1 che fa radice di 5. Facendo tutti i passaggi sarebbe radice di, qua viene 25, qua viene 1 più 4, 25 lo porto fuori. Ok, allora andiamo a vedere se è vero. Nel nostro caso chi devo mettere al posto di x con 0 e y con 0? 0, 0, perché il punto era 0, 0. Quindi mi rimane solo c. C era meno 1, col valore assoluto fa 1. Sotto mi viene radice di a quadro più b quadro, scelte apposta diversi per far vedere che viene radical 5, perché a e b sono 1 e 2. Quindi la distanza deve venire 1 su radical 5, ma 1 su radical 5 è radical 5 su 5, la stessa. Quindi funziona. Ok? Con questo cosa voglio dire? Non è che voglio dimostrare quello che abbiamo dimostrato ieri, è che quando tu ti vai a ricordare una formula, se hai opportunamente ragionato nel cercare di ricavartela, più o meno te la ricordi, però potresti non ricordartela bene. Allora tu che fai? Prima vedi se c'ha senso. Questo c'ha senso perché? Perché mi dà sempre un numero positivo. Perché se il punto sta sulla retta mi viene 0, perché se raddoppio, diciamo, se cambio l'equazione della retta moltiplicando questa equazione per 2, ma la retta rimane la stessa, la distanza non cambia. E quindi questo mi dice già che probabilmente la formula è giusta. Poi me la vado a controllare
in un caso particolare, magari non banale, questo qua non è tanto banale, è vero che ho preso c uguale a 0, però ho preso la diversa da p, quella è la cosa che ho preso, scusate, c non è 0, ho preso p l'origine e ho preso c uguale a 1 per fare i conti più facilmente, però non è un caso banale. E quindi le cose funzionano e la forma sembra avere un senso, più o meno coincide con quello che ci ricordiamo, e allora vuol dire questo. Ok? Quindi ovviamente se una formula non la usi per 10 anni, alla fine magari te la dimentichi, però se il ragionamento è stato fatto in maniera come dire, cioè facendo parecchi collegamenti con le altre cose che uno conosce, e anche se non l'hai usata per molto tempo la ricostruisci in pochissimo tempo. È un po' come andare, diciamo, come guidare la macchina, insomma, quando hai imparato, anche se poi non guidi per un anno, vabbè, ci metti un paio di giorni, non è che appena ricominci a guidare ti dai a, che ne so, a qualche campionato di... però recuperi in breve tempo. Ok, adesso veniamo agli argomenti di oggi. Come ieri probabilmente esploreremo un po', andremo verso le 11 e un quarto, faremo sempre una pausa. Allora, primo argomento, preferisco prima parlare brevemente, non mi dilungherò troppo, perché questa cosa verrà rifatta durante i corsi in maniera più dettagliata, però voglio seminare alcuni, diciamo, piantare alcuni paletti precisi per dare il concetto di funzioni. Allora, abbiamo due insiemi, questo che si chiama dominio, e questo che si chiama codominio. Allora, immaginate di stare a Luna Park, voi siete, diciamo, gli avventori di un gioco nel quale si spara a dei bersagli che stanno sulle mensole, e però c'è un colpo solo. Quindi qua ci stanno tutti quelli che hanno pagato i biglietti. Ognuno di essi spara un solo colpo. Qui invece ci stanno, li faccio con, li disegno con dei cerchietti, diciamo, qua ne ho fatti 8, qua ne ho fatti 9, va bene? Questi sono i bersagli, i possibili bersagli, quelli che stanno sulla mensola, tu puoi cercare di costruire. Allora, la regola è che ognuno ha pagato il biglietto, ognuno può sparare. Quanti colpi? Uno. Allora, il... ovviamente quando voi sparate a Luna Park potete anche non colpire nulla. Però questo qua è un Luna Park speciale fatto in modo tale che voi quando sparate quello rimbalza, alla fine un bersaglio lo colpisce, solo uno. Ok? Quindi allora arriva il primo, il bersaglio poi si rialza, no? Arriva il primo, spara e colpisce il primo. Arriva il secondo, spara e colpisce il secondo. Arriva il terzo, spara.
arriva il quarto e colpisce qua, arriva il quinto e colpisce qui un'altra volta, arriva il sesto, colpisce qua, arriva il settimo, colpisce qua, arriva l'ottavo e colpisce. Questa è una fusione. Formalmente lo scrivo perché è importante. Una funzione è una legge che ad ogni elemento x del dominio dobbiamo scrivere stampatella maiuscola del dominio x grande associa uno e un solo elemento y uguale f di x, la legge si chiama f del codominio. Grande. Chiaro? Ho lasciato uno spazio perché adesso là devo aggiungere qualcosa. Allora, quando si scrive in stampatello maiuscolo anche sulle chat vuol dire che uno sta strillando, infatti questo qua è importante. Allora, la regola è: arcieri, sparatori, come vi pare, chiamate come vi pare, cioè questi sparano, ognuno ha un proiettile, non ce n'ha due o zero, no, uno lo spara, uno, ha pagato il biglietto e quindi spara, e quindi colpisce un bersaglio. Quale bersaglio? È quello che vuole lui. Chiaro? Ad ogni elemento x. In matematica, la matematica odia scrivere frasi lunghe. Ama essere precisa, e questo è un motivo per cui non si può modellare sempre tutto quello che capita con la matematica. Poi faremo un esempio. E a volte il modello matematico è troppo preciso per aderire alla realtà. Comunque, in questo caso, questo non ci interessa, questo aspetto, vogliamo semplificare questa espressione da un punto di vista matematico. Ad ogni elemento x, che cosa significa? In matematica si usa questo simbolo quantificatore universale, si legge per ogni, quindi per ogni x piccolo del dominio x grande, per ogni x piccolo appartenente x, okay. Vabbè, ovviamente anche qua del codominio y possiamo scrivere appartenente a y, ogni arciere colpisce un bersaglio. Chiaro fino a qui? L'unica regola della funzione è che tutti gli elementi del dominio
colpiscono qualcosa, per ogni x esiste f di x e f di x è 1, colpisce un bersaglio, non ne colpisce 3 o 0, 1 per ogni x, f di x, per ogni x, f di x, per ogni x, f di x. Siccome può colpire quello che vuole lui, ci possono essere benissimo bersagli che vengono ignorati, così come altri che vengono colpiti più volte. Ok. Bene. Allora, detto questo, vediamo nel caso specifico. Potremmo scrivere qua, è capitato che questa funzione non colpisca tutti i bersagli. Poi è capitato che in questa funzione ci sia un bersaglio colpito da due elementi del domino. Possiamo modificare questa funzione, ne facciamo un'altra dove ogni bersaglio viene colpito da un solo elemento del dominio. Si può fare o è impossibile? Secondo voi? Allora, prendo uno di questi due, invece di colpire qua, mira qua. Se io questo lo mando qua, ogni bersaglio viene colpito da una sola freccia al massimo, o non viene colpito o da una sola freccia, ma non viene colpito da due frecce. Domanda: possiamo invece avere un'altra funzione che colpisca tutti i bersagli in questo caso specifico? E perché no? Ah, ecco, perché sono più bersagli che tiratori e ogni tiratore c'ha un solo colpo. Allora, se i tiratori sono 8 e i bersagli sono 9, non posso ammazzarli tutti. È chiaro fino a qui? Bene, allora questo qua ha a che vedere con le funzioni che si chiamano iniettive, suriettive e poi eventualmente, se sussistono tutte e due le proprietà, biiettive. Tranne che in Toscana, dove si chiamano ingettive, bigettive, surgettive e bigettive. Adesso, chi vuol dire che una funzione è iniettiva? Ve lo scrivo stavolta, prima in matematica, poi voi me lo traducete nel linguaggio tiratori-bersagli. Una funzione f si dice, vabbè, dominio e codominio sono quelli di prima, non li sto a riscrivere, si dice iniettiva se e solo se, per definizione, x1 diverso da x2, x1 e x2 sono elementi del dominio, implica f di x1 diverso da f di x2. Allora, qui mi sono dato alla scrittura matematica selvaggia, ho usato un po' di simbolo. In realtà nulla di complicato, però io sto dando una definizione. Una definizione è la spiegazione precisa di un termine. Quindi io chiamerò una funzione iniettiva se avete una definizione, trovate l'espressione, si dice che
funzione si dice iniettiva, si chiamerà iniettiva quando, se e solo se. È meglio specificare se e solo se, perché vabbè, io dico che un rigorista è scarso quando sbaglia 5 rigori su 10. Ora magari dico che è scarso pure se ne sbaglia 7 su 10. Scusate, pure se ne sbaglia solo 3 su 10. Quindi ce la sta un attimo attenti. Perché se io dico che un rigorista che sbaglia 5 rigori è scarso su 10, poi non so dire se uno che ne sbaglia 3 è scarso o no. Allora, se io dico se e solo se ne sbaglia almeno 5 su 10, quello non ne sbaglia 5 su 10, quindi non è scarso. È una definizione, io posso scegliere la definizione, posso scegliere come mi pare. Poi bisogna essere d'accordo sul termine scarso. No, cioè per me scarso è uno che già se ne sbaglia 3 è già scarso. No, per me ce ne vuole pure un altro scarso. Okay. Quindi è meglio specificare, cosa che sui libri non sempre viene fatta, se e solo se. E poi ci scrivo anche def sopra per ricordare che sto, questo non è, non, diciamo, questo se solo se non viene da un ragionamento, cioè non è che una certa condizione è stata tramite un ragionamento tradotta in un'altra condizione equivalente. No, questo lo sto dicendo per definizione. Io la chiamo iniettiva quando capita questo, e solo quando capita questo. Chiaro? Allora, qua che cosa c'è scritto? Vediamo un po' se siete in grado di tradurlo voi nel linguaggio da tiratori bersagli. I bersagli non si alzano più, perché no, ogni tiratore colpisce che due elementi distinti del dominio colpiscono colpiscono secondo la legge imposta, due elementi devono, devono essere distinti. Allora, che se i tiratori sono diversi, i bersagli devono essere, i bersagli colpiti devono essere diversi. Non è quello che hai detto. Cioè, il secondo va bene, il primo no. Te lo spiego, non ho tempo di spiegare. Te lo spiego a fare. Ok? Tiratori distinti colpiscono bersagli distinti. Allora, domanda, questa funzione è iniettiva? Quale? No. Quella che abbiamo insegnato alla domanda. Qui. Che abbiamo insegnato avanti. Perché no? Ci sono, bastano solo due tiratori distinti, cioè questo e questo, che colpiscano lo stesso. Vediamo un po'. Questa è iniettiva? Sì, sì. Ogni volta che io prendo due tiratori distinti, colpisco due bersagli distinti. Allora, qual è la conseguenza? Un altro modo di adesso andate a vedere i bersagli. Sui bersagli quante frecce cadono? Una oppure? Zero. Anche zero. Zero va bene. Non... Allora, se questo bersaglio non viene colpito da nessuna freccia, questa definizione non gli fa né caldo né freddo. Alla definizione fa, diciamo, caldo freddo, cioè la funzione non è iniettiva quando esiste almeno un bersaglio colpito da più di un tiratore. Cioè, se c'è un bersaglio su cui atterrano almeno due frecce, la cosa, la funzione non è iniettiva. Quindi dire che una funzione è iniettiva vuol dire per tiratori distinti colpiscono bersagli distinti, oppure può anche, possiamo anche dirlo, ogni bersaglio viene colpito al massimo da una freccia, o 0 o 1, ma da 2 in su no. È chiaro? Vediamo un'altra definizione. Una funzione f si dice suriettiva se e solo se, per definizione,
per ogni y appartenente a y grande, al tuo dominio, esiste x appartenente a x tale che f di x è uguale a y. Allora, qui abbiamo incontrato una nuova lettera, questa è rovesciata, che si legge esiste, va in coppia con i due punti che si leggono tale che o tali che, a seconda se siamo singolare o attuale. Questo si chiama quantificatore universale, cioè mi dice per ogni, vuol dire per tutti gli elementi dell'insieme y grande. L'altro si chiama quantificatore esistenziale, cioè ci sta, esiste almeno un elemento, possono anche essere tanti, ma almeno uno ci deve stare in x grande, tale che succede qualcosa, in questo caso tale che f di x sia uguale a x. Proviamo a tradurlo nel linguaggio dei datori Bersaglio. Cosa dice questo? No. Che ogni bersaglio, stavolta giusto, viene colpito almeno una volta. Non mi dice che chi lo colpisce sia uno solo. Per esempio, allora, vediamo un po', prima di cancellare troppo, prima per modificare la funzione e renderla iniettiva ho dovuto fare una modifica pesante, cioè ho dovuto proprio modificare la funzione, una delle frecce l'ho dovuta spostare, chiaro? Anche qua questa funzione è suriettiva? Perché non è suriettiva? Perché esiste un bersaglio che non è colpito, c'è un bersaglio che non è stato colpito. La funzione è suriettiva quando tutti i bersagli sono colpiti. Come potrei fare per renderla suriettiva? Beh, o aggiungo un dilatore che ci spara sopra, ma più facilmente tolgo un bersaglio. Allora, perché dico più facilmente? Perché qua tutte le frecce, tutti i groviglio delle frecce che vanno di qua e di là, io non l'ho toccato, ho toccato soltanto il codominio, ho tolto un bersaglio e quindi ho tolto i bersagli, basta togliere tutti i bersagli che non vengono colpiti, la funzione automaticamente diventa suriettiva. Quindi se una funzione non è suriettiva, per renderla suriettiva è facile, come si fa? Basta stringere il codominio, ci tolgo quello che non viene colpito, ah, quelli che vengono colpiti sono solo questi qua, gli altri li togliamo. Ovviamente non è la funzione di prima, però è parente stretta, cioè le frecce sono le stesse, è cambiato solo il codominio. Se invece la funzione non è iniettiva, torniamo alla situazione precedente. Allora, questa funzione qua è suriettiva, ci ho tolto due bersagli, però non è iniettiva perché questa freccia l'ho rimandata qua, quindi c'è un bersaglio colpito da 2. Se la voglio rendere iniettiva, uno dice, vabbè, ma pure qua è facile, basta togliere un tiratore, perché questa qua io non la posso rendere iniettiva spostando una freccia, perché dove la sposto tutti i bersagli sono colpiti. Quindi siccome adesso i tiratori sono 8 e i bersagli sono 7, la funzione non può essere iniettiva. Come prima, se i tiratori erano meno dei bersagli, la funzione non poteva essere suriettiva perché non aveva abbastanza tiratori per colpire tutti i bersagli. Se i tiratori sono più dei bersagli, siccome ogni tiratore colpisce un bersaglio, quando li ho colpiti tutti, questo si chiama in matematica principio della piccionaia, cioè se ho più piccioni che buchi dove metterli, diciamo, non buchi, le casette dove metterli, a un certo punto devo mettere due piccioni in una casetta. Quindi qua, se i bersagli sono meno dei tiratori, io, se voglio la funzione iniettiva, devo per forza togliere un tiratore.
Ma perché questa situazione è differente, è più grave della precedente? Quale dinatore devo togliere? Uno di questi due. Però c'è un problema. Hanno pagato. Quale? Hanno pagato. Hanno pagato. Diciamo così, hanno pagato. Vabbè, comunque, a parte il fatto, hanno pagato poi, questa poi. C'è tutta una storia. Allora, il problema è quale tolgo, perché già era chiaro qual era il bersaglio che dovevo togliere. Qua posso togliere questo tiratore o posso togliere questo tiratore, quindi ne posso originare due di funzioni iniettive, quantomeno in maniera più semplice possibile. Se la situazione si ripetesse, per esempio avessi 8 tiratori che a coppie colpiscono 4 bersagli, 2 colpiscono il primo bersaglio, le scelte quante sono stavolta? 2 alla 4. Quindi per ogni coppia ne devo togliere uno. Prima sono 2, poi sono 2, poi sono 2, poi sono 2, poi si moltiplicano. Quindi capite bene che questa situazione è ben diversa dalla precedente. Cioè, rendere una funzione iniettiva significa fare una modifica più pesante sulla funzione. E questo lo rivedremo anche più avanti. Ovviamente, per renderla iniettiva, renderla surriettiva, se non lo sono, non è che la stessa funzione di prima, la funzione in ogni caso deve cambiare. Però nel primo caso è facile, diciamo, cambia poco, perché semplicemente tolgo via i bersagli che non vengono colpiti. E nel secondo caso devo fare delle modifiche più sostanziali. Però una funzione si dice surriettiva quando tutti i bersagli vengono colpiti. Adesso questa è surriettiva. Ogni bersaglio da quante frecce viene colpito? Almeno una. Come prima al massimo una, adesso almeno una, vedete? Questa è suggettiva, sì. Questa è colpita da una freccia, questa è colpita da una freccia, questa è colpita da due frecce. Ci potrebbe anche essere pensato di colpire da tre frecce, quattro frecce, non più. Nulla lo impedisce, se deve essere solo suggettiva. Però almeno una per ogni esistenza, quindi almeno. Chiaro fino a qui? Poi vabbè, farete gli esercizi oggi. Una funzione, allora, lo scrivo così, facile, più facile, iniettiva più suggettiva uguale biunivoca o biiettiva. Ripeto, in toscana biiettiva. Allora, questa è biunivoca? No, perché è suggettiva ma non è iniettiva. Questa è biunivoca? Stavolta sì. Allora, se il dominio e il codominio hanno un numero finito di punti, biunivoca che significa? Che i tiratori sono tanti quanti i bersagli, perché ogni tiratore ha il suo bersaglio e ogni bersaglio è colpito da un certo tiratore. Quindi è chiaro, biunivoca vuol dire esattamente iniettiva più suggettiva, cioè la definizione corretta sarebbe una funzione che si dice biunivoca quando è sia iniettiva che suggettiva. Ora, secondo voi, quando è che una funzione si dice invertibile e qual è la funzione inversa? Vediamo un po', è una definizione da inventare, quindi
vogliamo anche dare un, rispettare il senso delle parole. Cioè, se io dovessi fare la funzione inversa di questa, che dovrei fare? Funzione inversa, che significa? Che fai? Contrario. Il dominio di altri tiratori e il dominio del bersaglio. Se questa è una guerra, quelli bersagli stanno a guardare. Immaginiamo dei bersagli reattivi. D'altro canto, se tu hai un pezzo d'artiglieria e spari qua, qual è la cosa più probabile? Che questo pezzo si piglia e spara indietro. Allora, facciamo la funzione inversa. Quale sarà la funzione inversa? No. Sì, nel senso che poi viene chiamata con F a meno 1. Ma cosa fa? Quando dico quale sarà, significa cosa deve fare? Quando un elemento di X colpisce un elemento di Y, un elemento di Y non risponde e colpisce un elemento di Y. Allora, è l'unica funzione che si ottiene leggendo queste frecce tutto al contrario. Ma per leggere le frecce al contrario, qual è il presupposto? E cioè che la funzione di partenza come deve essere? Biunivoca. Se non è biunivoca, come la faccio la funzione inversa? Allora, se il concetto è rispondere a 1, perché io ho un colpo solo, se devo fare una funzione ho un colpo solo, vi ricordate? Allora, se un bersaglio non viene colpito, come dire, non è stato provocato, a chi deve rispondere? Se invece viene colpito da 2, io ho un colpo solo, mo chi risponde? A quello o a quello? Come vedete non è definita bene. Allora, la definizione di funzione inversa è questa. Definizione: data f da x in y, la funzione si scrive così, da i f due punti x frecce y, vuol dire che va dal dominio x e col dominio y, biunivoca si dice f a meno 1 da y a valori in x la l'unica, quando dico la è l'unica funzione che per ogni, diciamo, tale che f a meno 1 di y è uguale a x se solo se f di x è uguale a y. E questa non è una definizione, questa è una condizione. Cioè io vado a definire qua, non è per definizione, sto facendo una definizione, ma sto dicendo che f mando y con la f a meno 1 su x se solo se f di x era uguale a y, cioè l'elemento y del dominio, cioè il bersaglio risponde a x che era il tiratore che gli aveva sparato, risponde con f a meno 1, chiaro? Quindi come si fa formalmente a disegnare con questo schema la funzione inversa? E basta mettere tutte le frecce. Cioè, se leggo le frecce da sinistra verso destra è f, se leggo le frecce da destra verso sinistra è f a meno 1. È chiaro? Quelli sono uniti. Ogni tiratore c'ha il suo bersaglio, ogni bersaglio c'ha il suo tiratore, quindi se li leggi in un senso, alcuni sono tiratori, altri bersagli, se li leggi nel senso opposto, i bersagli diventano tiratori e i tiratori diventano bersagli. È chiaro fino a qui? Ok, questa è la base. Poi i dettagli eccetera li vedrete durante il corso, che non abbiamo più tempo di fare. Però questa base deve essere solida, deve essere, la dovete capire bene.
anche perché adesso lo andiamo a ritrovare nel nei grafici di rette e parabole, per esempio. Ok? Ok. Bene. Oh, quando dicevo prima che non sempre la matematica si adatta bene alla realtà, cioè si adatta, è uno strumento utilissimo per capire la realtà, però bisogna stare attenti a come si modella. Facciamo un esempio. Spesso tra i matematici o anche gli ingegneri, eccetera, c'è una deformazione professionale per cui questi, vabbè, si sposano, hanno la famiglia, vanno in giro, stanno facendo una stanno facendo una giornata fuori con la famiglia, dopodiché arrivano alle 5, alle 6, insomma, quando hanno finito tutto il giro, vabbè, facciamo F a meno 1. Che significa? Volendo significare, ovviamente, torniamo a casa. Secondo voi è adeguata come cosa? No. No, perché tu quando fai F-1 mica devi fare al contrario tutti i giri che hai fatto. No, per esempio tu sei andato a visitare questo, quell'altro, quell'altro, cioè poi alla fine prendi e te ne torni a casa, per la via più breve, non è che rifai tutto al contrario effettivamente. No? Quindi già questo è un esempio di piccolo abuso, però vabbè, quello lo sa benissimo, però dice F a meno 1 così rende chiaro il concetto, siccome ne avrà parlato, gli eventi della famiglia gli ha fatto una testa così con F a meno 1, quelli già sanno che F a meno 1 significa. Ce ne andiamo a casa. Però volevo fare un altro esempio, l'anticipo qua, così anche questi 5 minuti sono più leggero. Prendiamo il bilancio di un'azienda, no? Vabbè, i maschietti qua sono la maggioranza, anche se non una maggioranza proprio esagerata, però prendiamo per esempio la società di calcio. Allora, il bilancio da causa è dato, incassi meno spese, eccetera, ma alla fine c'hai una differenza, no? D'aria prima. Possiamo parlare, sono due cose diverse, il bilancio dell'anno e lo stato patrimoniale, però io per semplificare parlo di, diciamo, di tutti i due debiti e di tutti i due crediti, quindi parlo meglio dello stato patrimoniale. Ok. Allora, abbiamo tre aziende. Anzi, due aziende, scusate. Un'azienda ha il bilancio in pari, non ha debiti, non ha crediti. Ah, è appena partita, non c'è nulla. L'altra azienda pure ha il bilancio in pari, però ha, e pure lei è appena partita, però ha 1 milione di euro di debiti e 1 milione di euro di crediti. Perché? Semplicemente c'è 1 milione di euro in cassa che gli è stato appena prestato. Mettiamo pure che, lasciamo stare gli interessi, mettiamo che adesso gli interessi stanno a zero, quindi la banca gli ha prestato gli interessi a zero, per qualche motivo. Non è realistico, ma supponiamo pure che togliamo da mezzo gli interessi. Da un punto di vista patrimoniale, le due situazioni sono perfettamente equivalenti. Ok? Ma nella realtà sono equivalenti. Qual è la differenza? In realtà là c'è stato un incasso da spesa e mentre l'altra ancora non ha avuto. Ma qual è dal punto di vista pratico? Come si traduce?
quella che ha il migliore di crediti potrebbe usare il migliore di crediti. Fattore rischio. In quel caso nessuno rischia niente. Zero crediti, zero debiti. Cioè, ci sono creditori, no. Nell'altro caso, il proprietario dorme tranquillo. Nell'altro caso, metti che il proprietario, appena preso questi qua, decide di investirli, dorme tranquillo, fino a un certo punto. Lui si attende che questi 1 milione di euro rientri con i profitti. Quindi invece di 1 milione rientri 1 milione e 2. Se però le cose vanno a cava sotto e lui, mettiamo che lui abbia dato in garanzia i suoi beni per avere 1 milione di euro di te, perché diciamo che non si prende interessi, però se ti dà 1 milione di euro di crediti vorrà una garanzia. No? E quindi ci ha dato come garanzia la sua casa e altri beni che ha, vive un po' più preoccupato, perché dice: se questi non rientrano, io non riesco a ripagare i debiti, quello viene e si piglia casa lui. Chiaro? Viceversa, supponiamo che al contrario quello sia dato le garanzie, ma le garanzie erano fittizie, la casa non ci sta, chiappato 1 milione di euro, se ne va in qualche isola tropicale dove non c'è l'estradizione. Non sto suggerendo che questo sia un comportamento anche perché poi quello finisce, anche, cioè non ci cambia, poi rimani sull'isola. Però capite bene che non è la stessa cosa. Ma dal punto di vista matematico, 0 meno 0, 1 milione meno 1 milione fa sempre 0. Allora, è adatto la semplice differenza a modellare quella situazione? No, ci dobbiamo aggiungere qualcosa che contempli il rischio. Se no i modelli economici non esisterebbero. È chiaro? E poi il rischio è poi anche il motivo per cui molto spesso la banca va cercando un interesse. Se no non si spiega che quelli gli danno e poi vogliono invece di 1 milione, vogliono 1 milione e qualcosa in più. Chiaro? Okay. Quindi bisogna stare attenti, bisogna imparare gli strumenti matematici, però poi bisogna stare attenti, cioè chi è che fa i modelli per l'applicazione degli strumenti matematici alla realtà? Ebbene, fa il fisico, fa il biologo, li fa chi ha studiato un certo fenomeno e ne ha individuato per esempio le equazioni, qualche volta per certi problemi fa pure l'ingegnere. L'ingegnere più spesso applica modelli fatti magari da altri, però è quello che poi magari riesce, deve saper fare i conti praticamente. Quindi, matematico è quello che ti dà gli strumenti matematici, l'ingegnere è quello che li usa e poi ci sta chi deve fare il modello. Però l'ingegnere deve saper riconoscere se il modello va bene, non è che io prendo l'abito, quello dice no, calza a pennello, ma veramente mi sembra che le spalle sono un po' strette, no, ma guardi che sta proprio bene, no. Se non sta bene, non sta bene, non è che posso mettere una giacca di una persona che pesa 50 kg su uno che ne pesa 80, chiaro? E però per fare questo bisogna saper riconoscere se quel modello va bene, bisogna saper pensare. Ci vuole, come sempre, spirito critico. Critico, la parola critico da dove viene? Crino significa setacciare, discernere. Quindi critica vuol dire separare quello che è giusto da quello che è, almeno. Poi, quando uno fa una critica è perché dice no, io non sono d'accordo, fare una critica. Il mio filtro, il mio setaccio, questa cosa non lo passa. Poi ci guarda perché poi c'è un dibattito, questo, guarda che non lo passa perché tu l'hai visto di così, mettilo di taglio e vedi che ci passa e poi c'è la discussione. Va bene? Adesso facciamo una piccola